sono con il signor Angelo Lagana. Angelo, hai avuto una vita straordinaria, ma hai fatto un breve riassunto prima, ma hai fatto girare la testa. Spiegaci un po', in breve termine, le avventure che hai avuto, Angelo. Beh, io diciamo che ho una vita molto impegnata, ecco, più che altro. Poi se sono stato bravo o no per raggiungere certi risultati, questo non lo devo dire io. In ogni caso io inizio come musicista, perché quando avevo 2 anni una mia zia mi ha regalato una fisarmonica giocattolo. Io mi sono talmente impressionato che volevo suonarla, volevo toccarla, come si dice in spagnolo, toccare la fisarmonica. Poi a 7 anni mio padre mi mandò a scuola di musica e da lì a 16 anni ho composto la mia prima canzone e ho vinto la Palma d'Argento come compositore, che allora c'era solo la RAI, non esistevano le televisioni private, non esisteva nessuna televisione, neanche le radio private, e quindi la RAI era la RAI e si vedeva e si sentiva in tutta Italia. Dopo ho iniziato con un gruppo che si chiama Heavy Jokers, abbiamo accompagnato cantanti importanti come Mina Rita Pavone, Aurelio Fierro, Modugno, ho scritto 4 canzoni per Mino Reitano e poi da lì sono stato in Alta Italia, a Biella, e sono stato 9 anni con Ezio Greggio, con il quale ho lavorato nella televisione, e da lì sono andato a Roma, dove ho fondato il primo programma sportivo italiano, cioè la prima rivista a colori nello stadio, e la Roma non aveva un giornale. Io ho fatto questo giornale che ha fatto il giro del mondo e per 20 anni ho distribuito questo giornale allo stadio Olimpico, diventando il re dell'Olimpico. Ho scritto anche l'inno della Roma. Dopo ho fatto anche un altro giornale che ha seguito la Nazionale Italiana di Calcio, e da lì ho scritto le sigle dei mondiali d'Italia 90, USA 94 e Francia 98, e in America ho ricevuto il premio Bill Clinton, un premio prestigioso con il marchio della Casa Bianca in oro zecchino che Clinton mi ha attribuito per la mia duplice attività, quello di aver scritto le sigle dei mondiali di USA 94 e nello stesso tempo di aver distribuito in tutti gli States 320.000 copie di Italia Mia, che era il giornale ufficiale della Nazionale Italiana di Calcio. Dopodiché sono ritornato in Calabria, ho creato un giornale che si chiama Regina Le, che ha seguito il cammino della Regina Calcio, 9 anni in Serie A e tutti gli altri in Serie B, e ho scritto anche l'inno della Regina, che porta lo stesso titolo della rivista, cioè dire Regina Ale. Incredibile, incredibile, veramente. Poi parleremo ancora di più della musica, abbiamo anche dei CD. Però lei è calabrese doc, quindi da dove vieni in Calabria? Io vengo da Roccella Ionica, praticamente sono nato a Melito di Porto Salvo, però ho vissuto a Roccella Ionica perché mio padre aveva una fabbrica di liquirizia, e da Roccella Ionica, diciamo così, mi sono mosso per tutte le mie attività, eccetera. E adesso sono venuto, perché sono venuto in Australia? Non sarei voluto mai arrivare, perché onestamente il viaggio è troppo lungo, 24 ore di volo, insopportabile, io sono un tipo nervoso, non riesco a viaggiare in aereo, mi devo alzare, però Agostino Salvatore, carissimo amico, titolare della Cascina, per il quale io ho fatto il Deplian con tutte le foto, lui è venuto qua per esporre i suoi prodotti al Bergamotto e mi ha chiesto: per favore Angelo, accompagnimi in Australia. Dico: no, lasciami perdere, devi venire in Australia. Allora, dato che dovevo venire, non potevo venire come una persona normale, e per questo motivo ho creato un CD che ho dedicato all'Australia, dove c'è in copertina la mia immagine e poi Dedicate to Australia. Questo CD è composto, dice, dalla Calabria con simpatia, dalla Calabria con amore all'Australia, perché come sappiamo tutti in Australia ci sono moltissimi calabresi che sono emigrati ai tempi passati e che si trovano attualmente qui in questa terra meravigliosa, perché devo dire che Sydney mi ha affascinato tantissimo, una città straordinariamente bella dove la gente è affabile, tu fermi per le strade una persona e allora ti saluta, ti parla, è veramente straordinario questa terra. Ho scritto questo CD dove ho dedicato alcune canzoni che io suono con la mia fisarmonica MIDI, come Il Padrino, come Volare, come Besame Mucho, Amapola, in più le mie canzoni che hanno il sapore calabrese della tarantella, che è la nostra, diciamo così, il nostro ritmo essenziale conosciuto in tutto il mondo, e quindi sono venuto qua per regalare qualcosa della mia arte a questa terra per la quale sono arrivato per la prima volta e mi auguro di poterci tornare, perché sono talmente rimasto affascinato che
ritornare mi farebbe veramente immenso piacere. Anche a noi ci farebbe molto piacere. Dispiace che è un viaggio molto lungo, purtroppo se non riesco nemmeno a fare il ponte Calabria-Sicilia, esatto. Figuriamoci se... Io poi devo dire una cosa molto importante, che il sindaco di Roccella Ionica, il primo cittadino, che è il dottor Giuseppe Certomà, mi ha delegato a rappresentarlo in toto, cioè dire io mi rappresento il sindaco di Roccella Ionica, perché io a Roccella Ionica ho scritto un libro che si chiama Roccella Ionica, un tuffo nella storia, che è stato presentato l'anno scorso al convento dei Minimi, che è un famoso convento di Roccella Ionica, e adesso sto scrivendo e uscirà a brevi giorni, per i primi di marzo, un altro libro che si chiama Roccella Ionica Max Postcards. Questo libro è composto da tante fotografie panoramiche dove c'è la storia di Roccella e dove ci sono oltre 450 foto a colori, tutte scattate da me. Bellissima, quindi lei è fotografo, artista, musicista, compositore. Devo dire che ho scritto più di 500 canzoni regolarmente iscritte alla SIAE, la Società Italiana Autore Editore di Roma, e quindi devo dire che molte musiche sono state usate dalla RAI. Io infatti ho scritto la sigla della Domenica Sportiva dei Momenti Più di Bruno Pizzul della RAI, poi ho scritto la sigla del Giro d'Italia, Mondo dei Motori, Controsport, insomma parecchie trasmissioni importanti della RAI, che è stata sempre la televisione più importante d'Italia, ho scritto queste sigle e quindi sono molto famoso perché le sigle sono rimaste impresse a moltissime persone. E quindi vediamo se l'Australia le può ispirare per scrivere altra musica, qualcosa. Scrivere una musica nuova, scrivere veramente un motivo che possa rimanere, diciamo così, nella storia, perché ognuno di noi quando andrà nell'aldilà, se ha creato qualcosa di importante, rimane nella storia. Morirà il suo corpo, ma non morirà mai la sua anima. Faccio un esempio: il mio amico Domenico Modugno, e purtroppo adesso non c'è più, però la sua canzone Volare è cantata in tutto il mondo. E questa è la cosa più importante di un uomo che nella vita non perde tempo. Io non devo essere io a dire certe cose, però che io mi impegni in modo che la gente mi possa ricordare nel tempo, questo sì. Angelo Laganà, è stato un onore parlare con lei, gli fa molto piacere e speriamo di rivederla in Australia più presto. Io sono voi che ringrazio, io vi ringrazio per la vostra non comune cortesia, per avermi dato l'opportunità di parlare ai vostri ascoltatori, telespettatori, e quindi vi mando un abbraccio dalla Calabria sperando di potervi incontrare il più presto possibile. Grazie a voi. Grazie Angelo. Buongiorno.